Assegnate le equazioni di una retta di una parabola, determina i punti di intersezione delle due curve e disegna il loro grafico. Altro esercizio riguardante questa tipologia che stiamo avendo, ovvero mutua posizione tra una retta di una retta con una parabola, ovvero posizione reciproca di una retta con una parabola. Risolviamo l'esercizio come al solito, prima in maniera algebrica, intersecando, quindi risolvendo questo sistema tra una retta e una parabola. Notiamo che la retta è proprio la bisettrice secondaria, quella cioè che taglia in due parti uguali il secondo e il quarto quadrante e passa per l'origine. La seconda è una parabola avente asse di simmetria parallela all'asse delle y, del tipo cioè y uguale a x quadro più bx più c, concavità di sicuro rivolta verso l'alto e vertice, quindi conseguente di coordinate meno b fratto 2a e meno delta fratto 4a, cioè 4ac meno b quadro fratto 4a, dove a è 1, b è meno 1 e c è meno 1. Risolviamo per confronto sul sistema, ovviamente lasciando, direi, invariata l'equazione y uguale a meno x, ottenendo quindi che x quadro meno x meno 1 è uguale a meno x. Se ne vanno meno x per la regola della cancellazione delle equazioni, otteniamo, guardate, che x quadro dalla seconda, x quadro meno 1 è uguale a 0, che vuol dire x meno 1 per x più 1 uguale a 0, che vuol dire in un caso x uguale meno 1 che è messo lì dà l'y uguale 1. Nell'altro caso, se x è 1, y di conseguenza sarà meno 1. Abbiamo già trovato come i due punti di intersezione tra questa retta e la parabola sono a di coordinate meno 1, 1 e b di coordinate 1, meno 1. Cioè due punti che stanno rispettivamente nel secondo e nel quarto quadrante. Il sistema l'abbiamo risolto. Possiamo quindi dire che la parabola è. Possiamo dunque dire che la retta è secante alla parabola, cioè la interseca in due punti. E adesso lo verificheremo anche graficamente, poi lo vedremo qui con GeoGebra. Quindi significherà che in pratica, in effetti, l'equazione risolvente che abbiamo ottenuto sostituendo al posto di y valore meno x è venuta, vedete, x quadro meno 1 uguale 0, che è un'equazione che, siccome ammette due soluzioni reali distinte, più o meno 1, x uguale a meno 1, avrà un discriminante delta maggiore di 0, che prova il fatto come effettivamente la retta sia secante la assegnata parabola. Vediamo di rappresentarle la retta e la parabola e verificare effettivamente la bontà, cioè andare a verificare che effettivamente la retta sia secante la parabola. Esercizio che abbiamo visto nel caso precedente, ma direi molto semplice questi primi esercizi su posizione reciproca di una retta rispetto ad una parabola. Direi di fare questa SX un pochino più dritto, altrimenti qualcuno giustamente potrebbe scrivermi: ma da dove vieni? Chi sei? Beh, ancora peggio. Va bene, ad ogni modo, y uguale meno x è, ripeto, una retta che passa per origine e taglia esattamente in due parti uguali il secondo e il quarto quadrante. Non a caso è chiamata bisettrice secondaria, perché la primaria sarebbe quella del primo e il terzo, no? Vediamo se riesco a farla. Oggi non sono in gran forma, sono in giornata oggi, con i disegni, ecco, vediamo che sia questa. Oggi non è la mia giornata, ma non lo è mai forse. Quindi diciamo che y uguale a meno x, diciamo che passatela è questa qua. Andiamo alla parabola. Dunque, la parabola, ripeto, concavità rivolta verso l'alto. Il vertice è meno b fratto 2a. Dunque, b è meno 1, quindi meno b è 1. 2 per 1, 2, un mezzo è l'ordinata, scusa, l'ascissa, stavo dicendo bene, del vertice. L'ordinata è 4ac meno b quadro fratto 4a. Dunque, 4c meno b quadro è un 4 per 1 fa meno 1, quindi meno 4, sicuramente meno 1, è un meno 5 quarti. Cerchiamo lo sto vertice. Tra l'altro, ci sono anche delle intersezioni non bellissime della parabola con l'asse delle y, ottenute dando 0 alla y, che poi vedremo quali sono, e notiamo che l'intersezione della parabola l'unica con l'asse delle y, che si può calcolare facilmente dando 0 alla x, è 0 meno 1. Quindi 0 meno 1 è qui. Dunque, un mezzo è la metà di 1, quindi se 1 è questo, un mezzo sarà questo, meno 5 quarti, quindi è un valore che sta qua. Quindi il vertice di questa parabola è qua. Direi che effettivamente,
Se andiamo a annullare l'equazione di secondo grado x quadro meno x meno 1 per vedere in che punti la parabola intesa classe delle ascisse, abbiamo un x 1 2 pari a 1, regola risolutiva normale, meno b più o meno radice di b quadro meno 4c fratto 2a. Quindi è un 1 più o meno radice di 5 diviso 2. No? 1 più 4 sarebbe il delta. 1 più radice di 5 su 2 è un valore che sta nel semiasse positivo delle ascisse. 1 meno radice di 5 su 2 è un valore negativo. Quindi diciamo che possiamo dire che dal momento che il vertice è questo, la parabola sarà proprio questa. Vedete che in effetti, diciamo di farla, vedete che questo è il punto meno 1, 1, il punto A. Notiamo che già la vedete lì rappresentata, e poi faccio vedere anche il punto B, che diciamo questo qui, punto infatti del quarto quadrante. Possiamo accettarla, direi che non ci è venuta così male. Il vertice è il punto mezzo meno 5 quarti. Notiamo che questo è il punto di direzione della parabola con l'asse dell'ascisse 1 meno radice di 5 mezzi, questo è il punto, l'altro, 1 più radice di 5 mezzi, radice di 5, fatto 2, 0. Notiamo come effettivamente ci è venuto così corretto questo tipo di risoluzione, questa risoluzione. Alla prossima.